Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, bentrovati. Siamo davanti a questa nuova puntata che ospita appunto il buon InDesign. Abbiamo già parlato delle novità all'interno di InDesign CC, quindi della Creative Cloud, e anche oggi quella che affronteremo sarà proprio una new entry, una novità, una possibilità di personalizzare ulteriormente i nostri progetti, di renderli ancora più interattivi da parte del nostro cliente, da parte del nostro pubblico. Bene, vediamo come. Siamo davanti a un semplicissimo impaginato che potrebbe essere la cover di una brochure, di un pieghevole o perché no, l'ipotesi di un biglietto da visita, anche se questo formato non è sicuramente uno di quelli che prediligo. Dicevo, personalizzare. Avete presente quei codici QR code? Sono come dei codici a barre che attraverso la lettura, tramite delle applicazioni che possiamo scaricare sui nostri dispositivi come smartphone, tablet, ci dà la possibilità immediatamente di entrare all'interno di una home, di un sito, perché no, di mandare una mail o di leggere un messaggio o di inviare un messaggio. Come mai vengono generati questi codici, questi file così super tecnologici? Beh, InDesign oggi lo fa per noi. È sufficiente quindi andare nel menu oggetto, alla voce genera codice QR. Tadan! Immediatamente ci si apre una finestra di dialogo dove le voci in questione sono solo due e dove possiamo scegliere attraverso questo piccolo menu a comparsa se attraverso il nostro codice arrivare ad un collegamento web, ad esempio il sito di Total Photoshop, perché no? E di conseguenza deciderne il colore. Che ne dite di farlo di un bel rosso? Diamo un bel ok. Vedete che attaccato al nostro cursorino c'è proprio il nostro codice e con un semplice clic di default ci appare il codice nel formato di 3 cm x 3. Ovviamente ora andremo a posizionarcelo nella posizione migliore all'interno di questo impaginato. Voilà, anche se muovo il box è decisamente meglio. Perfetto. Bene, non siamo soddisfatti, non era quello che intendevamo, il colore rosso non è perfettamente leggibile, niente paura. Selezioniamo il nostro oggetto, nuovamente alla voce, anzi al menu oggetto. Finalmente la voce si trasforma in modifica codice QR. Ecco che ora possiamo decidere di trasformare il colore in nero e magari di cambiarne il contenuto. Anziché un collegamento web, possiamo inserire un semplice messaggio di testo, un messaggio ad esempio di benvenuto. Voilà. O perché no, possiamo decidere di creare un messaggio di testo. Quante campagne pubblicitarie, quante raccolte si fanno attraverso l'invio di SMS? Ecco che ora, semplicemente grazie alla lettura di un semplice codice, che in questo caso è anche nel formato vettoriale, abbiamo la possibilità di inviare a un ipotetico numero di telefono un messaggio. Beh, le virgolette forse è meglio non metterle. Un bel messaggio e crepi la creatività, scriviamo proprio messaggio. Oppure l'invio ovviamente a un indirizzo mail o altrimenti un biglietto da visita. Quindi abbiamo anche la possibilità di veicolare attraverso un codice, appunto, tutti i nostri crediti, quindi tutti i dati che ci permettono di essere contattati. Molto bene, io ritornerei al collegamento web, direi anche ok, ecco che si aggiorna immediatamente con il colore nero che abbiamo prestabilito ora. Io vi consiglio di fare una prova e di andare a vedere il sito di Total Photoshop. Anche per questo giro può essere tutto, non mi resta che augurarvi buon divertimento con InDesign, tanti pensieri positivi e noi ci vediamo alla prossima puntata con InDesign. Ciao a tutti!